Allora, oggi è un video super improvvisato perché devo uscire, però ieri sera è successa una cosa che mi ha turbato parecchio e quindi ho deciso, visto che mi devo appunto preparare per uscire, di registrarvi questo video. Quindi sarà mi preparo con voi non perché voglia mostrarvi il trucco, ma per fare appunto due chiacchiere. Intanto comincio con il fondotinta. Allora, cosa è successo ieri sera? Praticamente stavo girando su Instagram e guardando le storie di Valeria di Papera in Armocromia, è venuto fuori che un influencer ha fatto un video dove si fa da sola il piercing al naso. Io già lì sono rimasta scioccata. Poi, pensando un pochettino, ho detto: ma vuoi vedere che è lei che ha fatto sto video? Sì, è lei. Si tratta di Chiara Facchetti, alias Chia Scritch, che adesso ha cambiato nome appunto ed è Chiara Facchetti. E lì ho detto, boh, vabbè. Apro YouTube perché avevo voglia di guardarmi i video che c'erano e ovviamente nella home page chi mi appare? Lei con questo video. Ho detto, no, vabbè. Io mi auguro sia uno dei soliti titoli clickbait, no? Dato che ultimamente fa solo quello. Ho aperto il video. Cioè, questa ragazza, donna di 30 anni, si è fatta il piercing da sola comprando un prodotto su Wish a 8-9 euro, mi sembra di ricordare. E qua io dico, oh mio Dio, ma ti rendi conto con 500.000 iscritti del danno che tu stai facendo o ti interessano solo le visualizzazioni? Ho visto il video fino alla fine. Alla fine lei dice, ah, oh, non mi ha fatto male, il che vuol dire che per quanto tu poi possa tentare di riparare questa cosa dicendo ma fidatevi a persone competenti. Il messaggio che tu, trentenne, con 500.000 follower, per di più adolescenti, mandi è con 9 euro te lo fai a casa e riesce benissimo e non ti fai neanche male. Cioè, dobbiamo cominciare a renderci conto di quello che facciamo, ok? Perché io che ho 5.000 iscritti, no, non faccio danno, o meglio, lo faccio anch'io il danno, miseriaccia ladra. Cioè, come fai a non pensare a una cosa del genere? Cioè, adesso dimmi, no, quante bambine, quante adolescenti dicono: eh beh, la mia idola, la Chiara Facchetti, l'ha fatto a casa e lo faccio anch'io. Magari quel momento che i genitori non sono in casa, stanno facendo dell'altro, questa qua si fa queste cose, tanto voglio dire, 10 euro riescono a recuperarli. Ma tu ti rendi conto di quello che stai facendo? O siamo fuori da ogni... Io sono veramente, vi giuro, sono sconvolta. Per questo appunto sto facendo questo video. Mio piccolo, io spero che quante più persone possano vedere questo video, ma non perché mi interessino le visualizzazioni, è chiaro, cioè io ho la mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro, non me ne frega niente. Ma non dovete fare queste cose per quanto possa farlo la vostra idola. Cioè, vi rendete conto che ha utilizzato una cosa non sterile, tra l'altro truccata, per quanto possa averlo disinfettato, non è sterile. Cioè, ti rendi conto di quello che stai facendo, sì o no? Hai 30 anni, sei impazzita? Sei impazzita? Cioè, ci sono bambine che la seguono, cioè, è pieno di ragazzine che la seguono. Infatti, poi sono andata a guardare i commenti perché ho detto magari qualcuno si è scandalizzato come me e le ha scritto qualcosa. Per lo più i commenti sono tutti di ragazzine che le chiedono il cuoricino e che la trovano coraggiosa per quello che ha fatto. Cioè, lo capite che è una cosa sconvolgente? Perché queste bambine, cioè, per loro, questa persona è un idolo, cioè l'ha fatto lei, è coraggiosa, non è stupida a fare una cosa del genere. Scusate i termini, ma veramente io sono sconvolta. E io sono sicura che almeno una persona, una ragazzina di quelle che ha visto il video,
lo andrà a fare. Capite qual è la gravità della situazione? Boh, io non so, ultimamente mi sembra che si stiano un po' vendendo per pochi spiccioli, anche perché voglio dire, fosse una che, ma neanche, cioè non sarebbe comunque giustificato, fosse una che non ha possibilità economiche e vuole sto piercing, ma, ripeto, neanche lo stesso. Ma mi fai video su video di Louis Vuitton e Gucci e cavoli e crauti? E poi, per cosa costerà fare il piercing? Io l'ho pagato 20.000 lire a suo tempo, costerà 20. Tu vai a fare una cosa del genere e per quanto tu possa giustificarti dicendo che l'ha fatto, cioè l'hai fatto perché te l'hanno chiesto, ma cosa ti passa per la testa? Per quanto possano avertelo chiesto, tu stai facendo del danno, stai arrecando del danno. Vuoi farti il piercing da sola? Fattelo, non dirlo a nessuno però. Cioè, sei libera di bucarti anche le chiappe volendo, ma non devi metterlo su YouTube, perché poi ci sono bambine che ti seguono e che lo fanno anche loro per imitarti, perché è semplice, perché non ha fatto male. Ed è una cosa assurda e vergognosa. Soprattutto perché, ripeto, non sei un adolescente di 14 anni che dici, vabbè, ma neanche lo stesso. Cioè, hai 30 e passa anni. Scusate, Tommaso piange. Quindi, purtroppo per noi, queste persone o si rendono conto di quello che fanno, oppure bisogna che qualcuno gli tolga la telecamera a sto punto, perché già ha fatto un video dove vivo 24 ore in macchina, no? Che poi può benissimo aver registrato in macchina e aver passato la giornata in casa, ma non è questo il punto. Il punto è che ci sono persone, cioè non voglio essere volgare, ma ci sono delle persone che magari, purtroppo in Italia, sono costrette a vivere in macchina. Oppure passo il weekend nel... Perché poi non li ho guardati, ho visto solo i titoli. Come cavolo si chiama? Nell'albergo più economico. Ma ci pensi a quello che fai? O sei impazzita? Poi io con questa faccia molto, sembrerò molto professionale. Ma ecco, sto buttando giù le sensazioni che ho. Vi prego, io vi metterò qui sotto nell'info box il link al video. È un'arma a doppio taglio perché più gente lo guarda, più ha visualizzazioni, più soldi prende. È un circolo purtroppo. Però io vi invito ad andare a segnalare il video perché questi video sono dannosi. Ce ne rendiamo conto. È vero che una volta le nonne facevano i buchi in casa, le orecchie. Ma ragazzi, siamo nel 2019, ma stiamo scherzando? Cioè, è vero anche che una volta si moriva per un'infezione, ma anche oggi succede. Rendiamoci conto di quello che facciamo. Non stai semplicemente facendo un video così divertente, perché comunque lo vedono altre persone. Vuoi farti i buchi? Vuoi tatuarti il naso? Vuoi sfregiare? Fallo, ma non farlo davanti a una telecamera. Perché purtroppo, e ripeto purtroppo, sei seguita da troppe persone. E una di queste sicuramente lo rifarà. Cioè, fate qualcosa, vi prego, segnalate questa cosa. Io sono sconvolta, vi giuro. Mamma voleva fare il video, ovviamente lui vuole la mamma. Cioè, io penso, no? A me, sta creatura, ad esempio, non potrò sempre essere lì a guardarlo, a guardare quello che fa, anche se cerchi di controllarlo il più possibile. Scusate, Oriatone. Ma io dico, cioè, sti ragazzini possono anche prendere sto coso, ordinarselo, quando arriva, se lo nascondono in cartella e in bagno si fanno il buco al naso. E poi tornano a casa e cosa fai tu, mamma? Cosa fai? Cosa puoi fare? L'ha fatto la loro idola? Nessun rischio, nessun pericolo? Cioè, è una cosa assurda. Vero, amore?
Se ti fai il piercing al naso del sole, la mamma ti togli anche il naso, sappilo. Lo sai? Perché se tu guardi i tuoi idoli su YouTube e poi fai queste cose, mamma si arrabbia tantissimo. E siccome non può fare niente alla persona che ha fatto il video, incosciente, la mamma ti stacca il naso. Va bene? D'accordo? Se vuoi farti il piercing, lo dice la mamma, andiamo a farlo assieme. Da uno che li sa fare, che magari sterilizza anche le cose. Non fatelo, non fatelo perché non sempre va bene. E se va male, cosa succede? Ecco, io non sono solita fare video di questo genere, anzi mi scoccia parecchio sinceramente fare video del genere. Però non me la sento, cioè nel mio piccolo, ripeto, vorrei riuscire a fare qualcosa. Avvisare qualche ragazza, magari per sbaglio ci capita nel video. Infatti, nel video sicuramente metterò qualcosa che richiami Chiara perché le idole poi vanno a guardare i video appunto dove viene nominata la loro paladina, no? E non lo faccio sicuramente per le visualizzazioni. Ma io ripeto, vorrei che questo video fosse visto dalla maggior parte di persone possibili. Lo so che il mio canale è appunto un canale piccolo, non è questo il punto. Io nel mio piccolo cercherò di fare qualcosa. Quindi, se anche a voi questa cosa vi tocca, e mi auguro che vi tocchi sinceramente, vi prego di condividerlo il più possibile. Adesso vediamo, io il video l'ho segnalato, vi ho scritto anche, ve ne ho parlato anche su Instagram ieri sera e in molte di voi avete appunto seguito la mia strada e siete andate a segnalare appunto il video. Quindi io mi auguro che YouTube faccia qualcosa e glielo faccia togliere perché è veramente una cosa vergognosa. Poi non so se è un pensiero solo mio. Ma a me sembra che da quando si è lasciata con Gianmarco, mi sembra si chiamasse Baso, lei è un po' impazzita, mi sembra. A parte che appunto non la seguo più perché i suoi contenuti li trovo inutili. Questo è gusto personale. Io poi non riesco a capire come facciano le aziende, sinceramente, ad appoggiarsi a certe persone. È chiaro che lei ci vive con YouTube, non ci sono dubbi. Però io sono veramente sconvolta, vi giuro. Ma e poi tra l'altro, se non sbaglio, e magari adesso sto dicendo una fesseria. Lei ha fatto pure l'insegnante. Quindi hai avuto contatto con i giovani. E come puoi fare incoscientemente? Ok, abbiamo capito che quando c'è la telecamera accesa io non so parlare. Cioè, con così tanta leggerezza, come puoi fare un video del genere? Sapendo appunto che purtroppo per noi e per la società fai parte della beauty community italiana e quindi purtroppo hai influenza sul pubblico che ti guarda. Non guardate quello che sto facendo perché a caso così sto mettendo colori. Io sono veramente scioccata. Voi cosa ne pensate? Sono io che sono esagerata? C'è poca leggerezza? Scusate, c'è tanta leggerezza in questa donna? Perché a 30 anni ormai sei donna. Boh.
vi giuro, è tutto il giorno, adesso sono le 2 più o meno, è tutto il giorno che ci penso e continuo a dire, beh no, dai, non lo faccio sto video. Perché poi magari qualcuno, a parte che di quello che scrive poi la gente, mi interessa relativamente, cioè nel senso se le critiche sono costruttive ci sta, eh. Ma che poi mi vengano a dire, ah, sei solo invidiosa. Vabbè. Se mi trovano nella giornata quella da ciclo, che è oggi, che dovrebbe arrivare, non, cioè, non è che sto zitta, eh. Il problema è appunto che questa qua, questa persona, ha questa. Come si può dire? Ha questa capacità di condizionare le ragazzine. E quindi la cosa è estremamente preoccupante. Adesso ditemi voi da genitori, ma anche da non genitori, co co cosa fareste se vostro figlio vi arrivasse a casa da scuola? Che si è fatto il piercing da solo con una cosa comprata su Wish. Cioè, come la prendereste? Cioè, io ripenso a mia mamma, cosa avrebbe fatto e a cosa farei io ai miei figli. A parte che io, quando mi sono fatto il piercing al naso, mia mamma mi ha lasciato farlo. Che io ero in terza media. Sì, mi sembra io di essere stata promossa appunto in terza media e come regalo la mamma mi ha lasciato, non me l'ha pagato, mi ha lasciato farmi il piercing al naso perché lo volevo da tanto. E sono andata ovviamente con lei. E poi quando è arrivato a casa mio papà mi ha detto, ma dovevi fartene uno anche in fronte del serio, non l'ha presa benissimo, pur sapendo, cioè pur sapendolo già che sarei andata a farlo. Poi, tra l'altro, quando fate il piercing al naso, almeno ai miei tempi, quando l'ho fatto io, ti mettevano un orecchino di quelli enormi. Che devi tenere su per, mi sembra, una settimana. Adesso non mi ricordo, è passato troppo tempo. E io, quando sono arrivata a casa, a vedermi con questa cosa enorme nel naso, già che io non ho un naso molto francesino, alla francese, come si dice, non mi ci vedevo. Quindi sono andata di nascosto in bagno. E me lo sono tolto perché avevo già comprato quello più sottile da mettere. Me lo sono tolta. Voi non potete capire cosa è successo. Ho cominciato a perdere sangue ovunque e dal dolore sono svenuta. Quindi io dico, questi qua no, che se lo fanno a casa, se succede una cosa del genere, magari che i tuoi genitori manco sanno cosa stai facendo, che cavolo succede? Perché io sono stata fortunata che non mi sono fatta male perché sono caduta su un tappeto. Ma se sbattevo la testa da qualche parte? E se succede a un ragazzo che se lo fa? Che dal dolore sviene? Io non lo so. Incosciente. Incosciente. Io non so adesso cosa accadrà dopo che avrò caricato questo video. Ma la mia speranza, ripeto, è che qualcuno. Allora, scusatemi per il cambio di inquadratura, ma ovviamente, come sempre, si è scaricata nel bel mezzo la telecamera. Quindi ho finito di truccarmi, ho messo blush e rossetto e ho spento tutto. O meglio, si è spento da solo. Comunque, il succo del discorso credo lo abbiate capito. Io non vi chiedo, cioè non vi chiedo mai nulla, ma vi prego, condividete questo video per fare in modo che più persone possibili lo vedano e che
la ragazzina non vada a fare queste cose a casa da solo. Fatevi dare piuttosto i 20 euro dalla mamma, dal papà, ma non fate queste cose a casa. Io non riesco neanche a capacitarmi di come possono vendere queste cose. Vabbè che ormai su Wish trovi di tutto, però mannaggia la pupazza, vi prego, non fatelo a casa, non sapete cosa può succedere. A lei è andata bene, forse, a meno che non le esca un'infezione nel giro di breve, ma lo saprete tutti, io no perché non voglio più saperne niente, però vi prego, non fatelo a casa, non sapete cosa vi succede, non sapete cosa vi può succedere. Può andarvi bene, e lì, fortunate, ma può andarvi anche male, ragazze, e non si scherza con queste cose. Non si può scherzare con queste cose. Vi saluto, un bacio.